Lick, ben ritrovati miei cari vintori dell'Ujona Bar Calcio. Oggi è giornata di vigilia. Domani ore 20:45 al Dallara, che sarà stipato, andrà in scena Bologna-Juventus. Dunque oggi è la giornata prima, ok, della grande euforia che potrebbe portarci una vittoria contro la vecchia Valdracca, o la vigilia prima della delusione, della cocente delusione che ne deriverà da questa sfida, consci e consapevoli del fatto che si può fare, perché quando, se non adesso, che la Juventus sta attraversando un momento certamente non brillante, altrimenti invece noi, al netto dei giocatori che non vi saranno, ok, ma il Bologna sa quel che c'è da fare, con Thiago Motta in primis che ne deve dettare la linea. Quindi domani a Marcamande saremo tutti in live già a partire dalle 20:30, ma adesso voglio parlare in questo video, vi dico un po' il menù, poi fate hobby se volete accordarmi 10 minuti preziosi del vostro tempo. Parleremo di Arnautovic, della non convocazione, perché adesso è ufficiale, della non convocazione che appunto ha maturato per domani, laddove invece voci di corridoio dicono Arnautovic voleva esserci ma gli è stato impedito di esserci. Quindi questa è una tematica. La seconda tematica ne deriva un attimo dal tetto degli ingaggi, no? Che Sartori e la dirigenza, non ultimo, anzi in primis, Gioai Grazie Saputo, sempre sia laudato e ringraziato, avrebbe, no, imposto non oltre 1,5 milioni per giocatore di stipendio. E dunque parliamo di questo, anche annesso e connesso ai rinnovi contrattuali, che poi è una cosa che si intreccia anche con lo stesso Arnautovic, che sappiamo qua a Bologna andare ben oltre 1,5 milioni, e Thiago Motta ne è d'esempio, vuole in campo la parità in tutti i sensi, ok, l'eguaglianza. E quindi se tale filosofia dovesse essere, come io penso che sarà, sposata, e attenzione perché stiamo già facendo analisi, ok, ancora prima di iniziare, se questa filosofia sarà sposata anche dalla dirigenza, si verrà appunto fatta giustizia anche dal punto di vista stipendi, a meno che Arnautovic non accetti un decurtamento di ciò che vi percepisce a fine mese, avete già capito dove si andrà a parare. Quindi parleremo, gioco forza, sempre in codesto video, della tipologia, non dei nomi, ma della tipologia di calciatori che Sartori quest'estate potrebbe andare a sondare e a portare qua a Bologna, e sperando che sia di natura che adesso sviluppiamo in corso d'opera. Prima di iniziare tutto questo, iscrizione, condivisione e mi piacino per sostenere in maniera gratuita il canale, importantissimo. Fallo subito, carissimo o carissimo. Allora, iniziamo dalla questione tetto degli ingaggi, perché poi si va ad intersecare con tutto. Ok, noi sappiamo, e questa non è una novità, che il Bologna con la giunta di Sartori si è portata dietro anche un concetto di filosofia di gestione di una squadra di calcio, e ci sono dei paletti che ad esempio Sartori là a Bergamo, sponda nerazzurra, pagliando l'Atalanta, vi teneva in maniera inossidabile, ed era il parametro massimo che si poteva dare ad un giocatore della Rosa in qualità di stipendio. Ora, sappiamo che prima della giunta di Sartori tale parametro a Bologna, se mai esistesse, non esisteva de facto, perché Arnautovic ne è un esempio lampante, perché penso che abbia
uno stipendio che si avvicini ai 3 milioni di euro, se non addirittura 3 o oltre, ok? E quindi gioco forza, voi capite che tali parametri non erano sicuramente fissi, tali per cui non si potesse andare oltre. E con l'aggiunta invece, stavo dicendo, di Sartori, si vuole tenere una filosofia lineare e, se vogliamo, rigida sotto questo punto di vista e non creare eccezioni. Quindi, se tanto mi dà tanto, no? Queste voci, ad esempio, di mercato, non ultima quella del Milan, di cui abbiamo raccontato nei giorni scorsi, che vede Arnautovic probabilmente essere uno dei nuovi rinforzi del Milan per il prossimo anno, secondo me è voce ben più che veritiera. Perché? A fronte, basta ragionare, qui dobbiamo attivare il ragionamento, è da gennaio praticamente che Thiago Motta vuoi per tutte le ragioni che volete, in primis infortunio, ma che Arnautovic non è a disposizione. Thiago Motta ha dimostrato che questo Bologna certamente non è Arnautovic dipendente. Ok? Quindi, seguite il ragionamento. Perché mantenere in rosa un... Non sto dicendo che sia giusto, sto seguendo il ragionamento che secondo me verrà fatto. Si deciderà perché mantenere in rosa un giocatore che si è visto non essere comunque imprescindibile per le dinamiche di gioco di Thiago Motta in primis, che tra l'altro non è in sinergia con lo stesso allenatore, che tra l'altro ha un tetto di stipendio ben oltre quello che noi si vuole, ok? E che sicuramente Arnautovic ha anche delle pretese in quanto, giustamente, ok, la prima donna qua al Bologna. Allora, laddove ci fosse una squadra, tra parentesi il Milan, che dovesse venire qua a Bologna ad offrire, si dice anche, soli 5 milioni di euro, il Bologna potrebbe prendere il treno e la palla al balzo per liberarsi di Arnautovic e di tutti questi problemi di cui abbiamo appena raccontato. Questo ovviamente si interconnette anche con quello che Sartori dovrà fare quest'estate, dove a fronte di uscite importanti dal punto di vista degli stipendi, no, del monte ingaggi qua a Bologna, perché uscirà Arnautovic, uscirà Sansone, con tutta probabilità, o comunque se non vi uscirà, ci sarà un rinnovo contrattuale, forse addirittura a metà della cifra, anzi sicuramente a metà della cifra che percepisce ora, che ricordiamo essere di 1.6 milioni. Quindi andrebbe a prendere 800.000 euro, non di più di certo. Quindi comunque ragioniamo, a fronte di Arnautovic, Sansone, che comunque vada, non percepirà più quello che percepisce, Medel, perché Medel non rinnoverà, De Silvestri, perché De Silvestri se ne andrà, ok? Soriano, perché Soriano, se anche dovessero rinnovare, non rinnoverà alla cifra di oggi, e quindi dobbiamo calcolare che quel monte ingaggi comunque se ne va. Questi qua sono 5 monte ingaggi pesantissimi, oltre al fatto che sono sicuro, ad esempio, Bonifazi potrà trovare altra destinazione che ha un altro ingaggio abbastanza importante. Allora ci sarà Sartori che quest'estate rimodellerà il Bologna in toto. E allora quali saranno i profili che vi andrà a cercare? Io penso, credo e tra virgolette spero che farà il giusto mix tra giovani, baldi, speranzosi, come se vogliamo potrebbe essere questo Josh Campbell, che tanto sta facendo bene a Hibernian in Scozia, questo centrocampista, se mai non erro, ok? Ma oltre questi non basta, perché non è che possiamo fare, e Sartori lo sa, un mercato totalmente di scommesse, perché le scommesse si vincono ma si perdono anche. E soprattutto se te ragioni in termini di scommesse, allora te accetti il rischio di non arrivare. Invece noi dobbiamo mettere come paletto in primo piano, secondo me e secondo noi, e Sartori deve essere d'accordo,
Il raggiungimento di uno status superiore inequivocabilmente a fine mercato della rosa che si ha rispetto a quella che si aveva nell'ultima stagione. E quindi questo non può prescindere dall'andare ad innestare in squadra giocatori di sicuro rendimento che magari già conoscono il calcio italiano, ok? E Sartori, ad esempio, andando a vedere nel recente passato a Bergamo, ha fatto di questo la sua virtù, andando ad esempio a tesserare, specialmente per quanto riguarda le zone di attacco, Gomez, Alejandro e Josip Iličić, due giocatori che erano stati, diciamo tra virgolette, per qualsivoglia motivo, epurati o dal calcio italiano o dalle grandi squadre, ma che Sartori, Giovanni Fiducia sapeva del loro valore, ok? Quindi io voglio sperare che insieme a quella parte di giocatori che sicuramente il Bologna andrà a tesserare, giocatori low cost che però possano avere un buon potenziale, si vada altresì a tesserare giocatori di sicuro affidamento e pronti al rilancio eventuale. Fermo restando che a me dispiace molto ciò che è successo con Arnautovic, e quindi sul finire di questo video parliamo della presunta situazione dove Arnautovic, recuperato dall'infortunio, voleva tornare in gruppo con la squadra per magari entrare anche solo negli ultimi 20 minuti contro la Juventus per essere vicino alle sorti della squadra. E io sinceramente, io posso capire la filosofia di Thiago Motta, perché la stiamo tutti sposando, perché sta dando meritocrazia, sta dando senso del lavoro a tutti, sta facendo trovare una grossa unità di intenti verso tutti. Però porca miseria, ma che cosa costava al gruppo far aggregare Arnautovic, farlo andare a sedere in panchina? Perché non poteva avere 5, 10, 15 minuti nelle gambe, seppur appena tornato dall'infortunio? Io penso che il gruppo possa capire e accettare che Arnautovic sia Arnautovic e certamente non può essere messo alla pari di uno Zirkzee, oggi messo alla pari di un Musa Barro, benché mai, ok, vabbè, la Sinister, ok, e perché... Perché la carriera di Arnautovic è un attestato di duro lavoro, ok? E quindi non è perché è venuto meno, no, perché è infortunato in questi mesi, il duro lavoro in allenamento di Arnautovic, per cui allora lo si debba oltremodo punire di essere stato infortunato. Io sinceramente, nell'ottica proprio del gruppo, perché il gruppo è fatto di individui, e l'individuo è anche Arnautovic, allora proprio nell'ottica del gruppo io questa non la capisco, qualcuno mi illumini, io non posso che leggerla in direzione stiamo facendo di tutto per mettere alla porta Arnautovic, proprio perché, qui cito Di Vaio, ha ancora 2 anni di contratto. Allora sembra veramente che il Bologna stia facendo di tutto per dire, aprendo la finestra della propria casa, ah oh, guardate che qui Arnautovic è in vendita, perché guardate, noi non lo stiamo facendo mai giocare, e anzi, gli stiamo anche dando degli input di cercare casa altrove. Io sinceramente non me lo spiego, e qui ritorna al discorso di Sartori. Peccato, perché Arnautovic, e qui è stata una grande spizzata di Walter Sabatini, rappresenta, oggi non rappresentava, rappresenta proprio quel tipo di giocatori alla Leandro Gomez, alla Josip Iličić, tra l'altro nel reparto offensivo, dove necessita la qualità per voler scalare posizioni in classifica, di cui noi si ha, non si aveva, si ha estremamente bisogno. Allora io mi chiedo, e qui mi taccio dopo, per caso Giovanni Fiducia Sartori ha individuato un equivalente o uno superiore ad Arnautovic? Mi auguro a questo punto di sì, perché altrimenti tale gestione nei confronti dell'austriaco si sta rivelando veramente autolesiva, e quindi una mossa autolesionista che il Bologna si sta facendo da solo.
E io, sinceramente, in ottica di tutto quello che ci siamo detti, non lo capisco. Attivate il campanaccio pastorale e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchiere da base.